Oggi parliamo di sprechi di denaro, di quelle spese che assolutamente dovremmo eliminare per risparmiare e avere un fondo che ci faccia stare sereni. Ciao a tutti, io sono Giusy e oggi parliamo di spese da eliminare, quegli sprechi che dovremmo assolutamente evitare da subito. Sinceramente non credo che dovremmo stare a guardare il centesimo per ogni singola spesa, questo no, però magari ci possono essere alcuni casi nella nostra vita e alcuni periodi soprattutto in cui fare un po' attenzione alle spese potrebbe essere importante per creare un fondo di riserva, un fondo che ci faccia stare sereni per quei momenti inaspettati, darci la tranquillità di avere un budget per qualsiasi necessità, oltre che dei soldi magari da poter investire. Quindi è importante in un periodo magari della nostra vita fare attenzione nelle spese e ne parliamo in questo video, e in particolare ho individuato 20 spese da eliminare, però oggi voglio il tuo contributo. Fammi sapere tu quali spese hai eliminato o vorresti eliminare in aggiunta magari a queste 20 spese che ti ho detto io, oppure una spesa a cui non avevi pensato e che da oggi proverai ad eliminare. E iniziamo subito. Prima spesa: abbonamenti digitali. Sii sincero, dimmi se è capitato anche a te acquistare qualcosa online oppure inserire i dati della carta di credito e provare un determinato servizio che poi sarà in abbonamento, poi dimenticarsi di annullare l'abbonamento e quindi si continuano a pagare quei 9,99 euro al mese, 6,49 euro al mese, 19,99 euro al mese. Oppure utilizzare un servizio che effettivamente c'è molto utile per un periodo di tempo, ma poi non lo utilizziamo più, però ci dimentichiamo di eliminare l'abbonamento per tempo. Ecco, fai un check dei tuoi abbonamenti a livello periodico, fai attenzione a queste spese perché a volte potrebbero essere più del previsto. E passiamo alla spesa numero 2: acquisto libri digitali. A me è capitato, siccome leggo tanti libri e anche digitali, di acquistare dei libri perché leggo l'estratto. Nel digitale c'è la possibilità di leggere un estratto di un libro, quindi le prime pagine, poi ti viene voglia di quel libro e l'acquisto, però poi continuo ad acquistare libri e a finirne solo una parte di quei libri che acquisto. Quindi l'obiettivo che mi sono data io è stato quello di acquistare libri una volta che termino i 2-3 libri acquistati prima, quindi darmi un range, acquistare 2-3 libri, però non andare oltre, finire di leggere quelli e solo quando ho finito di leggere quelli acquistare gli altri. Spesa numero 3: offerte e sconti. In quei periodi in cui ci sono i saldi, come per esempio i saldi stagionali oppure il Black Friday, siamo tutti più invogliati a comprare, sembriamo quasi stupidi se non ci fiondiamo nei negozi ad acquistare, e quindi anche se non dobbiamo acquistare alcuni prodotti, dei vestiti, in quel periodo siamo più invogliati ad acquistare anche cose che non ci servono. E oltretutto il fatto che un abito, un oggetto sia scontato ci porta ad acquistarne di più, e nella realtà dei fatti alla fine può succedere e succede di spendere di più di quello che avremmo speso in periodi in cui la merce non è in saldo o non ci sono offerte. Quindi io da un bel po' di tempo acquisto quello che mi serve solamente quando mi serve. Se non è un periodo di sconti lo acquisto comunque e non esco mai quando ci sono alla fine gli sconti, oltre che non trovo mai quello che effettivamente mi piace e va a finire che acquisto un qualcosa spendendo di più e che poi la prossima stagione non userò. Punto 4: colazione al bar. Ok, fa bene, ci fa sentire bene una colazione in compagnia o anche da soli ogni tanto al bar, però se questo succede ogni giorno per 20 giorni al mese, per X giorni l'anno, allora forse sarebbe il caso di valutare quei 3-5 euro al giorno se sono effettivamente necessari o
potremmo spenderli in modo migliore. E passiamo al punto 5, libri cartacei verso libri digitali. Ci sono dei libri che ancora acquisto cartacei, come dei libri riguardanti l'economia, la finanza, perché sono dei concetti a volte più complicati che mi piace riprendere col tempo. Però se devo acquistare un romanzo o un thriller, il Kindle, il Kobo, uno strumento digitale va benissimo, e molte volte costa molto meno acquistare un libro digitale rispetto al libro cartaceo che leggiamo una volta e non leggeremo più. Quindi valuta attentamente se conviene l'acquisto del digitale, perché se leggi tanti libri oppure c'è una differenza di 10-15 euro a volte su un libro, allora farei attenzione se scegliere il libro cartaceo o digitale. Punto 6. Fumo, fumare. Alcune persone non ne possono fare meno e io capisco che quando si ha una dipendenza è difficile smettere, però valutare di smettere sia per la nostra salute che per i soldi di un pacchetto ogni 2-3 giorni a settimana, io la valuterei, perché sono veramente tantissimi soldi in un anno, in 10 anni, e se sei un fumatore ti invoglierei a mettere per iscritto quanti soldi stai spendendo. Se effettivamente vuoi smettere, se invece vuoi continuare, non sarò io a fermarti. Però mettere per iscritto questa spesa, quanto ammonta in un mese, in un anno, in 10 anni, e vuoi effettivamente smettere ma non sai come fare, ecco, potrebbe essere uno stimolo in più e io farei questa prova. Punto 7, carta di credito. La carta di credito, allora, se ti è indispensabile, se pensi che sai gestirla, ok, ma è uno degli strumenti che ti farà spendere più soldi, perché gli interessi della carta di credito sono i più alti del mercato. Evita di tenere la carta di credito se non sai gestirla, e va a finire che paghi delle rate con degli interessi veramente assurdi e spendere così tanti soldi. Quindi valuta bene l'utilizzo delle carte di credito, o se è meglio utilizzare una carta di debito per cui non sfondi un determinato tetto e di conseguenza non paghi interessi, onde evitare tutte quelle spese accessorie. Punto 8, abbonamento in palestra. Ecco, io qui devo confessartelo, in passato ho sbagliato veramente tanto, perché dopo le prime settimane di acquisto dell'abbonamento annuale, che cosa succedeva? Che utilizzavo veramente poco quell'abbonamento dopo 3-4 mesi. Quindi magari succedeva che avevo la febbre o c'era il periodo delle feste, e poi lo utilizzavo una volta a settimana, una volta nei 15 giorni. Ecco, in quel caso non è più conveniente fare l'abbonamento annuale se per settimane intere non vai. Quindi valuta. Valuta se effettivamente lo sfrutti, ok, l'abbonamento in palestra, altrimenti considera andare a correre, fare esercizi a casa o un'altra attività che ti fa spendere alla fine meno, anche se pensi di star prendendo chissà quale offerta annuale, perché ovviamente le palestre fanno affidamento su quello, sanno che acquistare un abbonamento annuale, per esumo ci siano delle super statistiche in questo, fa sì che la persona andrà tanto all'inizio e poco dopo X mesi, tranne quel 10% che va sempre, riesce ad essere costante. Punto 9, finanziamenti. Come il finanziamento dell'auto, sono quelle spese che se riuscissi a risparmiare e a comprare l'auto o altre cose che ti servono senza pagare gli interessi e quindi senza pagare a rate, risparmieresti un bel po' di soldi, perché su un'auto di, per esempio, 20.000 euro almeno 3.000 euro sono di interessi extra, solo che ovviamente il venditore dell'auto non ti fa notare quella spesa. Quindi valuta quando acquisti un'auto o altre spese del genere se effettivamente è conveniente o meno, o se acquistare al momento un'auto che costa meno, o se c'è un'auto
che in un determinato periodo ha un tasso TAN e TAEG dello 0%, perché capita molto spesso che alcune case automobilistiche diano sia il TAN e il TAEG allo 0%. Quindi fai attenzione a questo. Perché ti cito il TAEG oltre al TAN al 0%, magari poi farò un video sul TAN e il TAEG, perché a volte alcune case automobilistiche hanno il TAN allo 0%, però il TAEG è al 5-6%. A me mi capitò quando dovevo acquistare l'auto in tempi passati che c'era il TAN su un'auto allo 0%, ma il TAEG era del 5-6%, e quindi alla fine si pagavano tantissimi interessi, ma era un modo per invogliarti a comprare quell'auto perché il TAN era zero ma il TAEG no, e anche tutti quei servizi di leasing e tutti quegli altri servizi accessori sull'auto, ecco, fai attenzione perché poi vai a pagare più interessi. E passiamo al punto 10, l'acqua in bottiglia. Ecco, questo è un punto in cui, oltre al tuo portafoglio, ti ringrazierà anche l'ambiente. Valutare l'utilizzo delle casette dell'acqua che hanno alcuni comuni in cui hai la possibilità di prendere l'acqua gratuitamente o ad un costo irrisorio, oppure utilizzare l'acqua filtrata. Insomma, pensare a un metodo alternativo e riuscirai a risparmiare e aiuterai l'ambiente. E passiamo al punto 11. Check-up salute. A volte è più conveniente, anche se non lo crediamo, fare delle visite periodiche, come per esempio quella del dentista, piuttosto che, dopo X anni che abbiamo evitato quella visita, spendere cifre enormi per l'apparecchio e altre spese che avremmo evitato se ogni anno spendiamo quei 100 euro per la pulizia dei denti, il controllo dei denti e così via. E questo vale per la nostra salute in generale. Prevenire è meglio che curare in questo caso. E passiamo al punto 12, fast fashion. Quei negozi come H&M, Zara, ovviamente compro anch'io, però tendono a farti alla fine spendere di più e periodicamente, perché cambiano sempre i vestiti e al loro interno. Ovviamente è una logica di acquisto studiata per farti spendere, quindi a volte può convenire un vestito che costa di più, però non acquistare, continuare ad acquistare periodicamente un qualcosa che non ti piace veramente, ma senti l'impulso di acquistare perché tra virgolette pensi costa poco, e poi vai a acquistare molte più cose, alla fine la spesa è uguale se non di più. E passiamo al punto 13, videogiochi. Io questo problema non ce l'ho fortunatamente, però ovviamente acquistare periodicamente videogiochi oppure quelle funzioni correlate al videogioco ti possono far spendere veramente tanto e non ti aggiungono nulla alla tua vita. Quindi, se sei un appassionato incallito di videogiochi, io rifletterei su questa spesa, se è meglio risparmiare. E passiamo al punto 14, hotel verso appartamento o Airbnb. Se è un periodo in cui vogliamo mettere da parte i soldi per sfruttarli in un secondo momento, investirli, eccetera, valutare anche questa modalità per quanto riguarda i viaggi. Potremmo risparmiare dei soldi per fare più viaggi oppure per acquistare altro o tenere il nostro fondo di riserva, perché si risparmia enormemente con Airbnb piuttosto che un hotel, oppure pensare anche a un appartamento invece che una stanza di hotel potrebbe essere la soluzione. E andiamo al punto 15, acquisti d'impulso. Ecco, quei momenti in cui non dovevi comprare nulla, però vedi un qualcosa assolutamente da quel momento lo vuoi. Ecco, riflettere 24 ore prima di acquistare potrebbe essere la soluzione. Nel mio caso è stato così. Quindi, se sei preso da un acquisto di impulso e improvvisamente quello oggetto ti serve, è fondamentale per la tua vita,
aspettare quelle X ore prima di acquistarlo, ritornare a casa, potrebbe essere la soluzione. E passiamo al punto 16, integratori per diete. Se vuoi dimagrire, credimi, ho provato di tutto nel periodo adolescenziale, due cose sole: mangiare bene e attività fisica. Non c'è niente, non c'è nessuno te ti sana, miscuglio strano che ti farà dimagrire se non fai il resto. Infatti, se ci fai caso, qualsiasi crema c'è scritto che funziona solo se abbinata ad un adeguato stile alimentare e all'attività fisica. Perché questo? Perché quello che funziona sono l'attività fisica e il mangiare bene, punto, non la crema o quei beveroni che ti vendono. Stai solo spendendo soldi, questa è la realtà, triste realtà. Bisogna faticare per dimagrire. E passiamo al punto 17, gratta e vinci. Ecco, la possibilità di vincere è così bassa che è più facile che tu diventi ricco perché crei un tuo brand. Realmente questo è più facile. Quindi ti fanno spendere quei 5 euro, ok, dici che saranno mai 5 euro, ma poi se li spendi ogni settimana o ogni mese per il tuo arco di vita avrai speso tantissimi soldi. Quindi piuttosto investi quei soldi in formazione o in un'attività alternativa, un qualcosa che ti dia realmente valore. È un sistema studiato solamente per farti spendere soldi e far guadagnare lo Stato. Punto 18, sprechi alimentari. Se ci capita a volte di buttare qualcosa che abbiamo acquistato, forse è il momento di fare un programma di quello che dobbiamo acquistare ogni settimana, di quello che mangiamo, per evitare di sprecare cibo e di spendere soldi in qualcosa che effettivamente non mangeremo. E poi, una volta creato il nostro, tra virgolette, calendario alimentare, potremo sfruttarlo nel tempo, perché per ogni stagione più o meno ogni mese mangiamo le stesse cose, quindi può tornarti utile nel tempo. Punto 19, trucchi. Quante volte acquistiamo dei trucchi che utilizziamo una volta e poi non utilizziamo più? Ora ho ridotto la mia pochette, mi piace truccarmi, ok, però solamente con quello che utilizzo. Non ho più 3 mascara e 24 ombretti che non utilizzerò mai, ma acquisto quello che utilizzo invece di continuare ad acquistare trucchi che poi rimangono lì conservati e dimentico pure di averli. E passiamo al punto 20, servizi aggiuntivi. Questo vale sempre, che sia un servizio aggiuntivo per un'estensione garanzia oppure per l'assicurazione dell'auto. Bisogna guardare bene se effettivamente è conveniente o no, perché molte volte le garanzie accessorie riguardano, per esempio, la rottura, ora sto inventando, la rottura del tuo cellulare per i primi 2 anni. Però poi riguarda determinati casi in cui si dovrebbe rompere il tuo cellulare e quindi alla fine vai a pagare per un servizio e per un qualcosa che effettivamente nei primi 2 anni di vita del tuo cellulare o di qualsiasi altro strumento dell'auto compri, c'è una possibilità bassissima dello 0,000% per cui avvenga quell'evento con quelle determinate caratteristiche che non ti dicono e che sono scritte in piccolo nel foglio che vai a firmare. Quindi fai attenzione a tutti quei servizi accessori di 10 euro, 20 euro rispetto a un determinato acquisto elettronico dell'auto e così via. E adesso tocca a te, fammi sapere tu quelle spese che hai eliminato, che vorresti eliminare, che possono essere utili per me o per chi guarderà questo video. Lascia un like prima di andare via, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video. Io ti mando un bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao!